3 milioni di euro per l'albergo di Campo Imperatore grazie a fondi CIPE, 500 giorni per i lavori. È stato presentato ed illustrato il progetto esecutivo di ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore. Si tratta dello storico albergo dove Mussolini soggiornò a seguito della caduta del suo governo e dell'arresto e fu successivamente liberato dai tedeschi nell'ambito della famosa Operazione Quercia, che poi è divenuta anche uno spettacolo di successo che si è svolto proprio in cima alle montagne aquilane. A presentare il progetto sono stati il sindaco Pierluigi Biondi, il vice sindaco Guido Liris, il provveditore interregionale per le opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, Vittorio Federico Rapisarda, il dirigente tecnico del provveditorato Gennaio Di Maio. Ad illustrare nel dettaglio il documento è stato l'ingegner Federico Isola. Il progetto esecutivo per un importo complessivo di 3 milioni di euro è finanziato con una delibera CIPE del 2012. Come è noto, Biondi ha già chiesto alla struttura di missione fondi aggiuntivi. Nel seminterrato andranno locali per la scuola sci e nuoto sci, il locale a disposizione dei carabinieri e della protezione civile, quello per il primo soccorso medico, i bar, locali tecnici, centro benessere, servizi igienici. Al piano terra ci saranno invece un salotto, una sala per guardare la TV, bar, bagni, magazzino, hall e reception, ma anche uffici, cucina, locali di servizio e sala ristorante. Le stanze saranno ridotte, ma avranno tutti i servizi interni. Per quanto riguarda gli interventi complessivi, ci sarà l'isolamento della copertura, l'isolamento con cappotto interno, fondazione, infradosso, solaio, piano seminterrato, anche qui isolamento, il consolidamento e la demolizione delle parti di intonaco che si stanno staccando. Ci saranno intonaci traspiranti sia all'interno che all'esterno e poi nuovi infissi esterni ed interni con un alluminio speciale. È prevista anche la revisione della copertura vetrata della sala lettura, il ripristino delle aperture di affaccio sulla sala lettura e l'inserimento di pannelli che saranno fonoassorbenti. Ovviamente saranno rifatti tutti gli impianti per rendere sempre più appetibile questo storico albergo.